Cronache digitali. Informazione e formazione sulla cyber security. Per non addetti ai lavori. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo! Questa puntata è dedicata ad un argomento fondamentale quando si parla di sicurezza informatica, ovvero il backup. Che cos'è un backup e che cosa si intende con questo termine? Il backup, semplificando al massimo la cosa, non è altro che una copia di riserva dei propri dati. Ma perché è importante il backup? Beh, è presto detto, nel caso in cui dovessimo perdere per un qualsiasi motivo tutti o una parte dei nostri dati, possiamo quindi recuperarli appunto attingendo all'archivio di backup. È in sostanza un archivio secondario al quale possiamo rivolgerci nel caso in cui non trovassimo quello che cerchiamo nell'archivio principale. È come la copia delle chiavi della vostra auto. Perché ce ne consegnano sempre due o in alcuni casi anche tre? Per avere un backup. Prendiamo le chiavi dell'auto? Nessun problema. Abbiamo quella di scorta, sempre ammesso che ci ricordiamo dove l'abbiamo messa, ma questo è un altro problema. Il backup dei dati però è un tantino più articolato di quello delle chiavi dell'auto, ovviamente. Innanzitutto partiamo da una considerazione. Quando parliamo di dati intendiamo tutto quanto è in formato digitale, quindi possiamo fare il backup non solo dei nostri archivi, come ad esempio file di testo, documenti Word, tabelle Excel, ma anche delle nostre foto, file audio, fino ad arrivare a fare il backup di interi computer, sistemi operativi, server o macchine virtuali. Per chi di voi ad esempio utilizza un iPhone, il backup può essere impostato automaticamente ed il telefono effettua una copia di tutto quanto c'è all'interno in maniera automatica, quindi foto, musica, messaggi, applicazioni e via dicendo. Bene, ora definita la questione che il backup è fondamentale, facciamo un passo avanti, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche che un backup deve avere e per così poi dopo provare a progettarne uno. Iniziamo partendo da un punto molto importante. Abbiamo detto che il backup è una copia dei nostri dati, ok, ma a differenza ad esempio delle chiavi dell'automobile, i nostri dati sono qualcosa che varia nel tempo. Cioè ogni giorno noi ad esempio facciamo nuove foto, modifichiamo file, tabelle, scriviamo nuovi documenti. Ecco, è quindi fondamentale capire che la copia di backup deve in qualche modo essere sempre aggiornata con la copia originale, diciamo. Mi spiego con un esempio. Poniamo che noi abbiamo sul nostro computer una cartella dove mettiamo tutte le nostre fotografie. Ecco, bene, questa cartella ha un backup, quindi una copia gemella, possiamo definirla, da qualche altra parte. Se noi, come certamente accade, scattiamo delle nuove foto e le mettiamo nella nostra cartella, anche quella gemella dovrà poi essere aggiornata con le nuove foto. Questo processo di aggiornamento, di sincronizzazione di queste due cartelle, deve essere fatto, altrimenti cosa succede? Che le nuove fotografie che noi abbiamo inserito sono poi presenti nel nostro backup. Per svolgere quindi questa operazione si utilizzano dei software che, opportunamente configurati, fanno tutto in automatico. Quindi non dobbiamo noi manualmente mettere, ad esempio, nell'esempio che abbiamo fatto, le foto anche nella cartella di backup, le nuove foto. E quindi con questi software possiamo fare questa operazione in maniera completamente automatica. Devono essere programmati, ovvero in un determinato momento, ad esempio ogni giorno, questi software copiano i nuovi dati che sono nella cartella originale oppure quelli che abbiamo modificato nella cartella di backup. Quando questo software appunto copia i nuovi dati che abbiamo inserito nella nostra cartella, si dice che stiamo facendo un backup incrementale, che è poi la soluzione che di norma viene più utilizzata, ovvero il software prende solo i dati nuovi che abbiamo inserito nella nostra cartella o quelli che abbiamo modificato e li va a replicare nella cartella di backup. Anche perché se ci pensiamo non ha senso copiare sempre tutto il contenuto della cartella in quella gemella, ma conviene per motivi banali di velocità e di semplicità copiare solo quanto è stato modificato o aggiunto.
Bene, detto questo, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. La cartella gemella, quindi quella di backup, dove la mettiamo? Se ci pensiamo un attimo, la risposta è tutt'altro che banale e per trovarla dobbiamo un attimo risalire alle motivazioni per cui facciamo un backup. Abbiamo detto che il backup può esserci d'aiuto quando perdiamo i nostri dati, ma cosa significa perdere i nostri dati? Beh, potrebbe essere che ad esempio li cancelliamo o qualcun altro li cancella per errore, ma più frequentemente il problema è di tipo tecnico, ovvero il nostro PC o il nostro smartphone si rompe banalmente. La memoria esterna, anche questa può rompersi o danneggiarsi irreparabilmente. Un'altra causa molto comune e molto attuale è quella di un attacco informatico. Un virus o quant'altro potrebbe rendere non più accessibili i dati all'interno della nostra macchina che contiene appunto i dati originali. Alla luce di questo viene quindi naturale pensare che il backup, la cartella gemella per continuare con l'esempio, così come l'abbiamo chiamata, deve essere in un posto sicuro e comunque non certamente sul dispositivo, sul PC dove abbiamo la cartella originale, quindi la cartella principale, perché come abbiamo detto se il PC si rompe addio anche il backup, quindi è una cosa abbastanza ovvia. Per questo motivo il backup va fatto quindi in un posto diverso da quello dove mettiamo i dati, da dove abbiamo i dati principali sui quali lavoriamo quotidianamente. Le soluzioni più comuni sono di utilizzare un dispositivo esterno, che può essere una memoria esterna, quindi un hard disk oppure una NAS, ne parleremo in un prossimo podcast, oppure anche nel cloud, ovvero utilizzando un servizio fornito da un'azienda terza che ci mette a disposizione uno spazio esterno nel cloud, quindi da un'altra parte, dove salvare i dati di backup. Tornando all'esempio dell'iPhone, se abilitate il backup del vostro telefonino, tutti i dati vengono salvati su iCloud, che non è altro che uno spazio che Apple ci mette a disposizione a pagamento per salvare una copia dei nostri dati. Un altro aspetto da valutare è quante copie di backup devo fare. Fino a questo momento abbiamo ragionato partendo dal presupposto che noi abbiamo una cartella originale con i nostri dati e una cartella gemella su ad esempio un hard disk esterno. Tenete presente però, e soprattutto in ambito aziendale, in ambito business, il consiglio è quello di adottare un backup che viene chiamato, viene definito 3-2-1, ovvero tre copie dei dati utilizzando due tipologie di supporto diversi e una copia deve essere in un luogo differente da quella principale. Spieghiamo brevemente. Tre copie dei dati è da intendere nel seguente modo: la cartella originale è la prima copia e le altre due sono quelle gemelle. Di queste due gemelle bisogna fare in modo che il supporto di memorizzazione sia diverso. Cosa significa? Magari una è su un hard disk e l'altra copia invece è nel cloud. Infine, di queste due copie gemelle, una deve essere fisicamente in un posto diverso da dove sono contenuti i dati originali. Tutto questo per motivi di sicurezza, evidentemente. Infatti questa configurazione ci permette di avere un livello di sicurezza molto elevato e anche se può sembrare complicato adottarla, in realtà esistono strumenti che ci aiutano a farlo. Li vedremo poi in una delle prossime puntate. Per il momento è tutto, non voglio aggiungere altra carne al fuoco. Facendo un breve riepilogo, oggi abbiamo visto perché il backup di dati è importante, perché è necessario avere un software che mantenga sempre aggiornate le cartelle di backup e abbiamo visto che l'aggiornamento si chiama appunto backup incrementale. Abbiamo visto che i dati di backup devono essere fisicamente in un posto diverso da dove si trovano quelli originali e abbiamo accennato alla configurazione 3-2-1 che è estremamente sicura. Nella prossima puntata parleremo di due parametri importanti che vi anticipo, si chiamano RTO e RPO. Tra l'altro sul mio blog trovate un articolo al riguardo, potete andare a leggerlo così avrete un'anticipazione di quello che sarà il tema di una delle prossime puntate del podcast. Per oggi è tutto, prima di salutarvi vi ricordo come sempre il canale Telegram Cyber Security per Tutti, dove potete iscrivervi e trovare consigli, c'è una community che sta crescendo molto bene, ci sono persone veramente molto preparate che possono aiutarvi a risolvere problematiche anche quotidiane. E il mio blog marcogovone.it, dove potete contattarmi, basta che entrate nel blog, in basso a destra trovate un fumetto giallo, cliccatelo e potete inviarmi
farmi domande, curiosità o spunti per prossime puntate del podcast. Io vi saluto e alla prossima, ciao.